A Venditalia 2024, come vi ho detto più volte in occasione di queste ultime interviste, incontriamo e stiamo incontrando tantissimi player che non hanno esposto e con i quali poi andiamo a scambiare qualche saluto, qualche chiacchiera. Abbiamo incontrato Caterina De Mauro, l'amministratrice delegata della società Camar, proprietaria del marchio Aroma Macchine da Caffè. Buongiorno Caterina, siamo stanchissimi a quest'ora e benvenuta, anzi bentornata sui nostri schermi dopo lungo tempo. Grazie Fabio, grazie a tutti voi. Quali i motivi che ti hanno portata qui? Immagino che tu sia venuta a fare una visita a più vostri partner. Esatto, è una fiera comunque molto importante per il nostro settore, è un momento di condivisione, di confronto, quindi per noi è stato importante insomma salire, siamo qui con i miei colleghi già da giorni, ringrazio i nostri partner, quest'anno è la prima edizione a cui non partecipiamo direttamente ma abbiamo praticamente uno stand diffuso, quindi ci tengo a ringraziare anche i nostri partner, primo tra tutti la Lollo Caffè, ma anche la Pasta all'Acqua, la Cida, la Regnano di distribuzione, Caffè Cortese, Caroma e tanti altri che ci hanno gentilmente insomma aiutato nell'esposizione e la dimostrazione dei prodotti. Quindi siamo qui, abbiamo avuto diversi incontri anche con vari distributori esteri perché comunque Milano è il centro pulsante commerciale d'Italia. È così, io ti avevo vista stamattina e ho visto che eri proprio in uno degli stand che vi hanno fatto da parte, hanno esposto delle vostre macchine perché sono vostri clienti e forniscono i loro clienti proprio con vostri modelli. Posso chiederti in modo molto rapido qual è stata la tua valutazione rispetto a questa fiera che in questa occasione si è tenuta a Rho? Sì, allora sicuramente una fiera con una pedonabilità moderata ma di qualità, quindi siamo riusciti a lavorare molto bene, non abbiamo avuto grande confusione ma una visita molto mirata, quindi abbiamo lavorato veramente con grande serenità e concentrazione. Quelli che vediamo negli scorsi secondi erano le immagini legate proprio alle vostre macchine, cioè alle macchine che sono presso alcuni dei vostri partner. Dobbiamo attenderci altre novità da parte di Aroma Macchine da Caffè nei prossimi mesi? Diciamo che in 8 anni abbiamo presentato oltre 15 modelli, quindi sicuramente qualcosa in cantiere c'è. In questo momento stiamo spingendo moltissimo sulla linea Horeca, perché poi insomma siamo nella stagione perfetta, ce l'hai alle spalle uno dei modelli e sta andando benissimo, una macchina che si contraddistingue per la sua affidabilità e anche per la sua eleganza. Abbiamo cercato di creare un connubio, speriamo perfetto, questo ce lo dirà insomma il cliente, tra affidabilità estetica, quindi stiamo andando molto bene, oltre che iconica e a breve, una delle diciamo delle novità più a breve sono proprio le evoluzioni Horeca della linea iconica. E allora queste sono le immagini legate a Iconica e alla macchina Horeca con doppio braccio e doppio servizio da andare a servire ai clienti Horeca in quest'altro caso. Caterina, io ti ringrazio e ci rivediamo prestissimo, diciamo più che per VendingTV.it, per la rivista Vending News, per andare a raccontare altre novità della vostra azienda. Grazie Fabio e grazie a tutti voi.